Eccoci di nuovo insieme per una nuova lezione, sempre qui nel centro Pilates Cardioflex attivo, quindi a breve arriveranno altri allievi. Oggi faremo una lezione basata un pochino sulle articolazioni delle caviglie e anche in particolare. Inizieremo in piedi, non ci serve alcun attrezzo. E quindi oltre che ricordarvi di iscrivervi e azionare la campanellina per essere sempre aggiornati, non ci resta che iniziare e fare lezioni. A dopo! Allora, iniziamo sempre con allineare i piedi, aprire bene le spalle, sentire il petto fuori. Respirazione toracica profonda, prendo un bel respiro, apro le braccia, porto su creando una piccola V, mani di taglio e a fuori aria riporto in avanti, in basso. Quindi inspiro, di lato su e fuori aria. E ancora. Prendo aria dal naso, provo a mantenere le spalle basse e fuori aria dalla bocca. Ancora due. E fuori. E semplicemente cambiamo il verso, quindi porto in avanti su prendendo aria e fuori aria abbassando. Inspiro, ritiro bene la pancia, creo quella V delle braccia e fuori aria. E ancora. Ancora due. Portiamo le braccia in avanti, quindi parallele tra loro, inspiro, quando espiro voglio aprire il braccio destro, voglio guardare bene la parete a destra e sentire una bella apertura e quindi allineare proprio le braccia l'una con l'altra, proprio indietro, indietro, indietro. Ritorno in avanti, inspiro, espiro, apro dall'altra parte. Quindi sentite bene i piedi stabili, ma il bacino può ruotare insieme alla colonna vertebrale. Poi aria, apro, prendo aria, torno, ancora. Poi aria, apro, sento bene la torsione e poi aria avanti. Ancora due, inspiro, espiro, torno, l'ultimo, inspiro, apro, espiro, torno. Porto le braccia verso il basso, prendo aria, braccio destro che sale, a fuori aria spingo la spalla e andiamo a flettere lateralmente. Inspiro il braccio resta, la spalla scende e ancora fuori aria spingo e voglio allungare spingendo la pancia all'interno e anche il piede destro sentite che spinge un pochino di più nel momento in cui vado a flettere. Ancora due, fuori aria allungo, fletto, inspiro, torno e l'ultimo, fuori aria, espiro. Resto, portiamo il braccio sinistro all'interno, create dei tondi con le braccia, palmi che si guardano l'uno con l'altro, tre respirazioni restando qui, prendo aria e fuori aria, provo a sentire se la flessione può aumentare, ma sempre attraverso il respiro. Prendo aria e fuori, e l'ultimo, prendo aria e fuori. Torno con le braccia a croce, e poi scendo giù, braccio sinistro che sale, inspiro, espiro, spingo prima la spalla e poi vado a flettere. Inspiro, torno, la spalla scende, espiro, spingo e fletto. Cercate di seguire sempre il vostro respiro. Fuori aria, mentre fletto, voglio sentire di allungare. Faccio
sono l'ultimo per restare, prendo aria attorno, soglia, respiro e via. Quindi arrotondo pure un braccio sopra, porto il braccio sotto e i palmi si guardano, tre respirazioni, prendo aria e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori e lentamente si torna. Scendo giù le braccia, guardo verso il basso, scrollo un pochino le spalle, le braccia stesse, vado a piegare un pochino le gambe, prendo un bel respiro da qui e fuori aria vado a flettere anche la zona dorsale, lombare, scendo e vado solo a sfiorare il tappetino, il pavimento con le mani. Quando sono giù riprendo un bel respiro, guardando verso la pancia risalgo su con le braccia molli, rilassate. Facciamo ancora uno, inspiro sulla ferma e fuori aria, cervicale, sentite se è un pochino più morbido, gambe sempre un pochino sbloccate, scendo, riprendo aria quando sono giù e fuori aria risalgo pian piano, sentite proprio di spingere la pancia all'interno e stringere i glutei. Ora andiamo a fare quasi lo stesso movimento, solo che quando prendo aria voglio aprire bene le braccia, portarle verso l'alto e come un tuffo voglio scendere, andare con le mani sul tappetino e mentre risalgo già sento che le braccia vanno indietro, si aprono, mi salgo su e fuori aria. Ognuno sente il proprio movimento, eh? Basta sentire questa sensazione di portare indietro le braccia e risalire, allungarsi e poi a fuori aria sentire quasi la sensazione di un tuffo in avanti e verso il basso. Ancora due, inspiro, porto dietro alto e fuori aria, scendo. Prendo aria dietro alto e fuori aria scendo. Allungo di nuovo verso l'alto e poi scendo di nuovo le braccia e portiamo l'attenzione ai piedi. Punto il piede destro e con l'avampiede andiamo a fare dei cerchietti. Vi sentite proprio il movimento del piede, della caviglia, ginocchio, anca. Al contrario, cambio semplicemente il giro. Scocchietti di qua e di là. Che ben vengano. E andiamo a cambiare piede. Quindi poggio il piede, sollevo l'altro tallone e vado a fare anche qui dei cerchietti. Sentite sempre se ci sono differenze tra un piede e l'altro e se ci sono, dove ci sono più difficoltà, rallento sempre per fare un movimento un pochino più ampio. Cambio giro. Ci soffermiamo bene con i piedi in appoggio, porto le mani sulle crestiglie per mantenere sempre il bacino allineato, prendo aria da qui, fuori aria, sporgo il peso in avanti e sollevo bene i talloni. Una volta sollevati bene i talloni, scendo solamente con uno, mentre l'altro ginocchio spinge bene in avanti e salgo su e spingo con l'altro. Quindi cercate di sentire con le mani il bacino che resta sempre allineato e che non faccio movimento dal bacino, ma semplicemente dalle caviglie e ginocchia. Anche, ovviamente, spingo e scendo, spingo e scendo. Sentite proprio la spinta dei polpacci, di tutti e due i piedi. Ancora quattro. Tre. Due. Uno. Resto su, scendo con i talloni e vado a sollevare solo il tallone destro. E sentire che il peso cade un pochino in avanti, poggio il tallone, sento il peso di nuovo indietro,
sollevo l'altro piede e sporgo in avanti e riscendo e spingo, riscendo. Quando sollevo il tallone, peso che va in avanti. Quando poggio il tallone, ritorno col peso indietro. Ancora. 4 e torno. 3 e torno. 2, torno. 1 e torno. Braccia ben estese lungo i fianchi, porto il peso a sinistra, solleviamo appena la gamba destra. Cerco di mantenere equilibrio e ruoto la caviglia per 1, 2, 3, 4 e cambio il giro, 5, 4, 3, 2, 1 e vado di nuovo a appoggiare, sento il peso centrale, prendo aria da qui, mi sposto verso destra, sollevo appena la gamba e cerchietti anche qui, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4 e 5, e scendo e andiamo a bordo tappeto, quindi dovete avere il tappeto proprio di fronte a voi. Quindi prendiamo un bel respiro guardando bene in avanti, a fuori aria aperto il tratto cervicale, dorsale, piego un pochino le gambe e vado a appoggiare le mani bene a terra. A piccoli passetti vanno in avanti le mani fino a formare il triangolo. Andiamo in punta dei piedi. E anche qui andiamo a appoggiare prima un tallone, piegando bene l'altro, e cambio, vado sugli avampiedi e poi spingo un tallone. Quindi è come camminare sul posto, in questa posizione a forma di piramide, e spingo, spingo, spingo. Spingo uno e quell'altro, e uno e due, ancora 4, 3, 2, 1, spingo tutti e due i talloni verso il basso, prova a spingere bene lo sacro verso l'alto, sentire quella tensione che si crea dietro le gambe. Ora da qui camminiamo ancora con le mani avanti, fino a creare la posizione del plank e poggiare le ginocchia, poggiare il dorso dei piedi, schiena gobba e mi vado a sedere sui talloni. Torniamo in quadrupedia, quindi vado a posizionare bene le mani sotto le spalle, collo lungo, prendo aria da qui e fuori aria voglio allungare la gamba destra dietro e sollevarla in un unico movimento, però sentite di toccare il pavimento e tornare. A fuori aria vado a distendere l'altra e poi sollevo, poi torno e piego. Fuori aria allungo, sollevo, prendo aria, scendo e torno. Mantenendo sempre le spalle lontane dalle orecchie e sentire che la gamba quando sale non devo inarcare di più la zona lombare. Quindi quando la gamba sale devo sentire che l'addome si chiude, l'ombelico spinge all'interno, si attiva. Fuori aria, sollevo, prendo aria quando torno e piego. Fuori aria, lungo, sollevo, prendo aria, torno e piego. Fuori aria, prendo. Fuori aria e prendo. Ora sempre la stessa gamba, la allungo dietro. Quando inspiro porto la gamba verso il petto, schiena gobba e voglio guardare verso la gamba. A fuori aria allungo il capo, la schiena, la gamba attivando bene il gluteo. Inspiro, raccolgo, espiro, allungo. Prendo aria, schiena che si flette, voglio quasi dare un bacio al ginocchio, mantenete le braccia sempre tese, quindi quando vado a raccogliere il ginocchio verso il petto, le mani spingono contro il tappeto e fuori aria, allungo,
gli ultimi due, prendo aria, chiudo, fuori aria, allungo, chiudo e allungo, torno. Andiamo a sedere sui talloni, sdrotolando la schiena, vado a ruotare i polsi. Ritorniamo in quadrupedia. Ci prepariamo per l'altra gamba, quindi mi raccomando, braccia belle tese. Quindi inspiro, ginocchio verso il petto, voglio guardare verso il ginocchio, schiena gobba e le braccia stanno spingendo contro il tappetino. A fuori aria, allungo. Non si guarda avanti, ma appena oltre le mani. Inspiro, chiudo, espiro, allungo, prendo aria, chiudo, fuori aria, allungo. Sentite sempre fin dove si può arrivare con il ginocchio, come sento la spinta delle braccia, dove riesco bene a guardare. Ancora tre. Inspiro, chiudo, espiro, allungo, prendo aria, chiudo, fuori aria, allungo, l'ultimo, prendo aria, chiudo, fuori aria, allungo. La gamba torna, anche qui ci andiamo a sedere sui talloni, sdrotolando la schiena e vado anche qui a ruotare i polsi. E poi andremo sempre in quadrupedia in appoggio sui gomiti. Allora, da qui andiamo in appoggio sui gomiti. Posso o avvicinare le mani l'una con l'altra e creare quasi un triangolo tra gli avambracci, oppure mantenere gli avambracci in parallelo. Dovete capire qual è la posizione più comoda per voi. Lo sguardo è proprio verso le mani. Da qui andiamo a fare delle circonduzioni delle anche. Quindi la gamba si deve aprire, sollevare, andare in basso quasi interno, quindi apro, porto su, vado a sfidare la gamba di appoggio e poi riapro, scendo, prendo aria, apro, porto su e scendo, sentite proprio il range di apertura. Quanto posso sentire la gamba che ruota, cambio rotazione, quindi spingo in alto, vado ad aprire e riscendo giù, spingo bene i gomiti sul tappeto, cerco di guardare verso le mani, ancora tre, e scendo, due, uno, e poi mi fermo. Porto l'attenzione sull'altra gamba, quindi vado ad aprire, portare su e riscendere. Prendo aria, apro, porto su e scendo. Apro, porto su e scendo. Apro, porto su e scendo. L'ultimo. Cambio il giro. Quindi la gamba sale su, si apre di lato e riscende. Prendo aria su, fuori aria di lato scende. Ancora tre, due, uno. E mi fermo. Apro le ginocchia, mantengo i piedi. Vado indietro fino a sedere i talloni, lascio le braccia ben distese. Se riesco, poggio la fronte a terra, altrimenti resto con la testa tra le braccia. E da qui un semplice movimento. Quando inspiro, vado in quadrupedia lasciando le ginocchia così aperte, schiena gobba. A fuori aria, schiena del cavallo. Riprendo aria, schiena gobba. Fuori aria, scendo giù. Quindi cercate di allontanare il più possibile le mani in avanti quando siete seduti sui talloni. E poi le mani lasciatele così come sono. Quindi inspiro, schiena gobba.
Espiro, schiena del cavallo. Inspiro, schiena gomma. Espiro, scendo e voglio sentire questa sensazione di allungo. E ancora. Inspiro, schiena gomma. Espiro, cavallo. Inspiro, schiena gomma. Espiro, scendo giù. Ancora. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Per resto seduta sui talloni. Portiamo le mani sotto le spalle. Spingendo con le braccia, risalgo su. Andiamo schiena a terra, quindi schiena a terra, quando andiamo schiena a terra andiamo sempre a sentire semplicemente gli appoggi della colonna vertebrale, ma lo facciamo subito muovendo le braccia, quindi quando inspiro attraverso il torace porto le braccia in alto e dietro, e quando butto fuori aria, tornano. Quindi mentre faccio questa respirazione profonda, un movimento lento delle braccia che vogliono allungare bene le braccia stesse e la colonna vertebrale, vado a sentire l'appoggio del vostro sacro. Il nostro sacro mi spinge sul tappeto. Lo spazio lombare che è sempre più o meno lo spessore di un dito. Concentratevi sul respiro. E andate a sentire pian piano la posizione della schiena. Sento bene l'appoggio delle scapole, quindi vado a sentire sempre quella sensazione del petto in fuori e le spalle aperte. C'è lo spazio cervicale e l'appoggio della nuca. E voglio sempre guardare leggermente avanti, quindi per tenere tutta la colonna vertebrale in una posizione neutra e naturale. Ancora due. Inspiro, allungo. Espiro, torno. L'ultimo. E adesso con le braccia lungo i fianchi, un pochino aperte, apro bene le spalle e i palmi spingono bene a terra. Prendo aria da qui e fuori aria voglio solo sollevare la gamba destra piegata dall'angolo retto. Mantenere quest'angolo retto, spingere la zona lombare un pochino sul tappeto e quindi attivare appena l'addome. Solo la gamba destra scende verso il basso, quindi se resto con la gamba piegata dall'angolo retto, il piede va a sentire il tappetino ma più avanti rispetto alla gamba sinistra. E poi si torna su. Quindi sentite di muovere solo l'articolazione dell'anca. Prendo aria quando scendo, fuori aria su. Addome sempre teso che ci mantiene con la zona lombare sempre nella stessa posizione. Prendo aria scendo, fuori aria su, salgo. Quindi concentratevi anche su quella parte lombare che non deve muoversi, inarcarsi e poi appiattirsi, ma deve rimanere sempre neutra. Sentire il lavoro della gamba, del flessore dell'anca, le braccia sono belle tese, lo sguardo in avanti. Al prossimo si resta su, mantenendo il bacino fermo, voglio aprire l'anca di lato, sentire fin dove posso arrivare. Quindi quando la gamba si apre di lato non voglio sollevare il gluteo sinistro, ma deve rimanere fermo lì, attraverso la chiusura dell'addome. E poi torno. Inspiro, apro e la gamba sinistra ferma lì, non si apre e poi torno. Prendo aria, apro l'articolazione dell'anca e poi torno. Sentite quando la gamba si apre l'attivazione del piccolo e medio gluteo, quindi la parte esterna della coscia che si attiva per aprire e poi torno. Apro, prendo aria e fuori, l'ultimo, apro e torno.
Ultima parte, vado a distendere bene la gamba e devo scendere in avanti col piede a martello, risalire su con la punta, posizionare il piede a martello, aprire lateralmente e tornare su. Martello scendo, punta, salgo, martello apro, punta, torno. Martello in avanti, punta su, martello laterale e punta su. E ancora due, scendo, salgo, apro, chiudo, scendo, salgo, apro, chiudo e poi piego la gamba, la poggio. In parallelo delle gambe, prendo aria da qui, andiamo a fare il ponte prima di passare all'altra gamba. Quindi prendo aria, torace, fuori aria, retro flessione del bacino, sollevo l'osso sacro, zona lombare, dorsale, stringo bene i glutei, pube alto, prendo aria da lì, fuori aria si riscende pian piano. Riprendo aria quando sono giù, fuori aria, sensazione sempre di far scivolare le mani in avanti, avere e mantenere lo sguardo in avanti, riprendo aria quando sono su e fuori aria, scendo pian piano. E quindi ci prepariamo per l'altra gamba. Quindi la gamba destra si fissa lì, non si muove, il bacino stessa cosa, sollevo la gamba sinistra piegata all'angoletto, sistemo la zona lombare verso il basso chiudendo leggermente l'addome, prendo aria, la gamba scende mantenendo quell'angoletto, fuori aria su sale, prendo aria e fuori. Quindi proviamo a mantenere la gamba sempre piegata, il movimento parte esclusivamente dall'articolazione dell'anca. Scendo e su, salgo. Prendo aria, scendo, fuori aria, su. Addome sempre attivo, altrimenti si rischia di non tenere sotto controllo quella zona lombare, che invece attraverso l'attivazione dell'addome resta. Ancora due. E si resta su, quindi gamba sempre piegata all'angoletto, quando inspiro la voglio aprire, sentire anche qui fin dove posso aprirla, a fuori aria, torno. Attenzione ad aprire solo la gamba sinistra e a mantenere la destra ferma lì. E chiudo, prendo aria quando apro, fuori aria, chiudo, prendo aria, apro, fuori aria, chiudo. Addome ancora più forte, altrimenti quando la gamba si apre, la parte destra del gluteo si potrebbe sollevare, invece deve rimanere incollata sul tappetino. Se ho bisogno, rallento, sempre per lo stesso motivo, per capire in effetti quanto movimento c'è sull'articolazione. Quando torno, resto e distendo la gamba. Quindi scendo col piede a martello, salgo con la punta, col piede a martello apro e con la punta richiudo. Avanti martello, su, punta, di lato martello, ritorno, punta. Scendo, salgo, apro, chiudo. Gamba bella tesa, così andate a sentire bene il lavoro del quadricipite. Ancora due, scendo, salgo, apro, chiudo, scendo, salgo, apro e chiudo. E poi leggo la gamba, torno in appoggio e andiamo anche qui a rifare il ponte. Quindi prendo un bel respiro, fuori aria, retro flessione del bacino, sollevo l'osso sacro, zona lombare, dorsale. Riprendo quando sono su e
fuori aria, si scende. Quando si scende, provate a sentire che l'osso sacro poggia proprio in ultimo. Facciamo ancora due, prendo aria, fuori aria, prendo versione, sguardo in avanti, le mani vogliono scivolare in avanti, salgo su spezzando bene i glutei, riprendo aria quando sono su e fuori aria si riscende. E l'ultimo. E quando sono giù, andiamo un momento ad allungare tutte e due le gambe e tutte e due le braccia. Quindi sentite tutta la lunghezza del corpo, piedi a martello, estensione, decidete voi, dovete solo sentire un bel allungamento. E poi ce ne andremo su un fianco. Quindi un fianco qualsiasi. Andiamo bene a distendere il braccio sotto, quindi andiamo a appoggiare la testa sul braccio cercando di guardare bene in avanti e posizioniamo i piedi in linea con i glutei. La mano sopra si poggia tra petto e pancia, cerco di aprire bene la spalla. Da qui i piedi devono rimanere uniti, fuori aria semplicemente vado ad aprire l'articolazione dell'anca. Quindi prendo aria, quando chiudo non poggio completamente le ginocchia l'una con l'altra, fuori aria. Ogni volta che la gamba si apre, il bacino vado quasi a sentirlo che spingo in avanti e non indietro. Quindi prendo aria quando chiudo, fuori aria, su. Prendo e fuori aria, apro. Quindi andate a sentire sempre che gli alluci, le punte dei piedi vogliono mantenersi a contatto. Apro. Chiudo, fuori aria, apro, prendo aria e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori. Ora il ginocchio si ferma fisso lì, proprio pensate a un punto fisso e da lì non lo vado a muovere. Vado a sollevare il piede e poi riportarlo giù, quindi il ginocchio è fisso lì. E devo sentire che l'anca intraruota e extraruota, ruota all'interno e all'esterno. Respiro libero, vado a sentire bene questa rotazione interna e esterna dell'anca, mantenendo il più possibile il ginocchio fisso lì, su e giù, su e giù. Ancora due, e scendo, e su, e giù. Ora chiudo le ginocchia e sollevo i piedi. Quindi andate a sentire una posizione comoda, tanto da poter sollevare i piedi. Il braccio sopra arrotondato, vado a toccare il pavimento avanti solo con i polpastrelli, quindi come un ragnetto che si poggia sul pavimento. Da qui, quando apro il braccio, voglio aprire anche l'articolazione dell'anca, cercando il più possibile di far combaciare la pianta dei piedi. Anche qui, in questa posizione, il bacino spinge in avanti, il petto si apre. Chiudo le ginocchia, la mano torna in avanti, i piedi restano su, fuori aria, apro. La gamba sotto è ben poggiata, chiudo e apro, prendo aria, chiudo, fuori aria, apro, prendo e fuori, prendo e fuori, ancora tre e su, due e su, su coi piedi e su, ultimo, e su, e poi tutto scende. Porto le braccia in avanti, raccolgo un po' di più le ginocchia verso il petto e vado ad aprire per fare una torsione e sentire l'appoggio della scapola, del braccio aperto, lo sguardo in avanti,
e le ginocchia che vogliono rimanere il più possibile unite. Adesso in questa posizione il respiro. E fuori aria, ancora due respirazioni profonde. E fuori aria. E si torna col braccio e abbiamo un momento in quadrupedia, quindi spingo con la mano avanti, andiamo in quadrupedia per allungare un pochino il gluteo della gamba dal lavorato, quindi focalizzare l'attenzione sulla gamba che ha lavorato, che si è aperta e si è chiusa. Quella gamba la portiamo in avanti, portando la tibia il più possibile, la avvicinate, aumentate, quindi senza accavallare le gambe, ma portando la tibia il più possibile orizzontale. E poi pian piano scivolo, 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 e fino a sentire che quel gluteo destro, il mio destro che ha lavorato, magari qualcuno di voi ha lavorato col sinistro, fa il stretching. Possiamo anche fare delle piccole oscillazioni da destra a sinistra, quindi sentire sia il gluteo che lo psoas, quindi il flesso dell'anca. Esatto. Bene. Punto il piede dietro e poi ritorniamo in quadrupedia per andare sull'altro fianco. Il braccio sotto ben disteso, porto i piedi in linea con i glutei, la mano sopra si punta davanti al petto pancia, cerco di aprire la spalla, quindi prendo aria da qui, a fuori aria voglio aprire solo l'articolazione dell'anca e quando la apro il bacino sento che spinge piuttosto avanti. E poi chiudo, fuori aria apro su e chiudo, su, fuori aria e chiudo, sempre con i piedi l'uno vicino all'altro, fuori aria apro, prendo aria, chiudo, fuori aria apro e chiudo, e ancora, quattro. Apro il più possibile, andate sempre a sentire il fine corsa di ogni movimento articolare, più sento il fine corsa più i muscoli si attivano in profondità. Se penso solo a aprire e chiudere lavoro molto in modo articolare ma poco muscolare. Resto con la gamba in apertura, fisso quel ginocchio lì e sollevo il piede intraruotando l'anca, poggio il piede extraruotando, ancora. Intravuoto e extravuoto, intravuoto e extra, ancora, interno e esterno, ginocchio sempre su, quindi quando il piede scende voglio rimanere con il ginocchio bello aperto, lo faccio scendere anche il ginocchio, esatto, e ancora. Intravuoto, vuoto, ancora due, intra, poi poggio bene gamba su gamba e vado a sistemare i piedi in alto, il braccio sopra rotondo si allunga in avanti, punto col pastrelli, quando apro il braccio apro anche l'anca, quindi chiudo e apro. Ancora, fuori aria in apertura, prendo aria, scendo, fuori aria, apro, prendo aria, scendo, apro bene l'anca ma anche il petto e scendo su quei piedi, non li fate crollare verso il basso e scendo e apro e scendo e su.
apro e scendo, ancora due, su, apro e scendo e su, l'ultimo, apro e scendo anche i piedi, porto le gambe un po' più raccolte verso il bacino, braccia tutte e due in avanti, testa che scende e vado ad aprire. Cerco di sentire pian piano la scapola che poggia, lo sguardo in avanti, tre respirazioni profonde, prendo un respiro e fuori aria. Prendo e fuori aria. E l'ultimo. E fuori. Il braccio torna e anche qui andiamo in quadrupedia. Quindi spingo con la mano, vado in quadrupedia, vado a posizionare la tibia della gamba che ha lavorato in orizzontale, aiutatela anche, se non posso lascio la gamba dietro, okay. E quindi comincio a scivolare. Scivolo con la gamba dietro, scivolo, scivolo, mi fermo quando sento che il gluteo della gamba può piegare in avanti, entro un pochino in stretching. E quindi vado a fare dei movimenti un po' di qua e di là. Verso il gluteo e verso il piede. È abbastanza vicino al ginocchio, così mi sostengo meglio la schiena. Mi fermo al centro, punto bene il piede della gamba dietro e vado in quadrupedia. E da qui ci sediamo, quindi ci sediamo con le gambe distese in avanti. Con l'aiuto delle braccia andiamo ad addrizzare bene la schiena. Punti dei piedi in estensione quando voglio raddrizzare la schiena, quindi evito di starci poggiata, ma provo a sentire che rimane proprio vicino ai fianchi, spingono e vogliono raddrizzarci. Posso anche aprire un po' le braccia e sentire proprio che lo spazio e la distensione delle braccia è quello che ci aiuta. Prendo aria da qui, fuori aria, piedi al martello, apro leggermente le braccia e voglio prendere le caviglie o i piedi. Da qui spingendo in avanti spingono anche le braccia, le porto verso il soffitto e poi li faccio discendere lungo i fianchi. Quindi inspiro da qui, espiro, vado a prendere i piedi, mi posso soffermare sempre qualche secondo. Quando inspiro allungo in avanti le braccia e in alto, e fuori aria, discendo con le braccia, ponte le piedi in estensione. Prendo aria, sto ferma. Fuori aria, piedi a martello e li voglio agganciare. Inspiro, spingo in avanti e su. Espiro, ponte le piedi e poggio le mani. Prendo aria, sto ferma. Fuori aria, piedi a martello e mi voglio allungare. Prendo aria, spingo in avanti, su, e fuori aria, ponte, scendo. Prendo aria, sto ferma, fuori aria, piedi al martello, che poi mantengo. Anche quando spingo in avanti e su, mantengo i piedi al martello, e poi quando le braccia scendono, ponte. Gli ultimi due, prendo aria, e fuori aria, voglio prendere i piedi. Prendo aria, spingo in avanti, su, e fuori aria, punte, scendo. L'ultimo, prendo aria, e fuori aria, vado in avanti. Prendo aria, spingo in avanti, su, e ora occupiamo un pochino di più la parte avanti del tappeto. Con le mani dietro le cosce,
Voglio arrotondare la schiena e puntare solamente gli alluci. Proviamo a scendere accompagnando la schiena, ma lo facciamo poi per tornare su, quindi come una pallina che rotola indietro e poi torna avanti. Quindi provo a scendere e salire. Scendere, salire. E se non posso farlo, posso accennare, vado indietro arrotondo, torno su raddrizzo. Quindi col rotolo o vado semplicemente a fare un piccolo movimento avanti e indietro. Sentitevi sempre più tondi. Poi si torna su. Si torna su, andiamo di nuovo a distendere le gambe, ma stavolta divaricate. Quindi belle divaricate, il più possibile, sempre aiutandovi se c'è bisogno con le mani. Apro le braccia a croce, prendo aria da qui, ma fuori aria voglio ruotare la schiena. Quando la ruoto, la voglio ruotare pensando a tre piccole spinte, quindi faccio uno, due, tre. Riprendo aria, torno e se ho bisogno mi aiuto puntando le braccia, a fuori aria le riapro e uno, due, tre. Prendo aria al centro, fuori aria, uno, due, tre. Prendo e fuori, fuori, fuori e fuori, fuori, fuori. Provate a mantenere le braccia sempre allineate, quindi una con l'altra formano una linea e se vanno a muoversi di qua e di là è perché la schiena ruota, non perché faccio uno, due, tre, ma è perché la schiena che ruota, ruota, ruota. Prendo aria al centro, fuori aria, uno, due, tre, gli ultimi due, fuori, fuori, fuori. E fuori, fuori e sto. Porto le mani in avanti e fletto la colonna vertebrale in avanti, cercando sempre di più la larghezza delle gambe, la pressione del busto, se ho necessità posso sempre spingermi da dietro. Prendendo con le mani si torna, le gambe resteranno aperte, porto le mani dietro per sostenere sempre la schiena, quando inspiro porto il braccio verso l'alto, uno qualsiasi, a fuori aria voglio flettermi in avanti e sentire che il braccio vuole arrivare lontano, lontano, in avanti, sempre spingendo in avanti il braccio sale sul soffitto, poi si scende lateralmente, cambio il braccio, inspiro, di lato su, espiro, vado in avanti, cerco l'appoggio, prendo aria, spingo in avanti, su, e fuori aria, scendo, inspiro, su, espiro. Prendo aria, spingo avanti, su e fuori. L'ultimo, prendo aria, su e fuori aria. Avanti, poggio la mano. Riprendo aria, spingo avanti e su e fuori aria, scendo. Poggio le mani sulle cosce, punti le piedi in estensione, vado da una parte all'altra. Guardo a destra. Guardo a sinistra e spingo, ancora 4, e spingo, 3, e spingo, 2, e andiamo ad incrociare, quindi mano destra verso il piede sinistro, mentre l'altro braccio spinge bene indietro. Anche qui andremo a dare tre piccole spinte, guardando verso la gamba, fuori aria, 1, 2, 3, prendo aria, apro bene le braccia e poi dall'altra parte. 1, 2
e 3. Inspiro, espiro. 1, 2 e 3. Prendo aria e fuori. 1, 2 e 3. Prendo e fuori aria. 1, 2, 3. L'ultimo, prendo e fuori aria. 1, 2 e stop. Torno al centro, porto le mani sotto le ginocchia, piego una gamba, piego l'altra e posso o incrociare le gambe o portarle a farfalla. Sentite sempre qual è la posizione più comoda, quindi posso anche stare in questa posizione, oppure a farfalla, oppure incrociare. Quindi schiena bella dritta, prendo un bel respiro, guardo verso l'alto quando inspiro, e quando espiro guardo verso il basso e vado ad arrotondare la schiena indietro. La vado ad arrotondare finché le braccia non si distendono, quindi una volta prese le ginocchia o le tibie, voglio tirare indietro. Esatto. Riprendo aria, su cresco e fuori aria. Ancora. Inspiro, su, espiro. Inspiro, su, espiro. Fermo al centro, schiena bella dritta, porta in fuori e stop, rilasso. E anche questa lezione è terminata. Grazie per aver partecipato, fatemi sapere sempre nei commenti quali sono le vostre impressioni, ma quali sono anche le vostre difficoltà nell'eseguire alcuni esercizi. Vi aspetto per la prossima settimana, puntuali come sempre, ogni domenica alle 10 viene pubblicata la nuova lezione. Prendetevi del tempo, segnate sulla vostra agenda giorno, orario in cui farete lezioni. Non mollate, perché la ginnastica è davvero la miglior medicina, che fa bene, fa bene, fa bene. Quindi vi abbraccio a tutti, vi mando un bacio